Bentornati a questa quarta parte delle avventure, le bizzarre avventure di JoJo. Continuiamo. Questa volta posso parlare un po' più a voce alta perché è un orario più per esseri umani, diciamo. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Deadly traffic, tipo traffico mortale. Purunaref. Allora, Jota e la compagnia arrivano in Pakistan, hanno lasciato l'India, Kompanaref alla guida, viaggiano in macchina, accidenti non ho letto. Con la macchina che abbiamo appena sorpassato deve avere fretta. Sta guidando così lentamente, adesso ha fretta. Kompanaref, muoviti da un lato e fallo passare. Sì. Ah, mi ricordo. Ehi, che sta facendo adesso? Sta guidando di nuovo lento. Andiamo, muoviti. Muoviti. Ci aspetta un altro quick time event, a quanto pare. Hai visto il guidatore? No. La finestra è sporca e non l'ho potuto vedere attraverso. Penso che il finestrino si stia aprendo. Ah! Vuole farci passare. Qualsiasi cosa tu stia dicendo. Punk bulletto. Ah, un camion. No. Ok, pronti al camion. Ah, accidenti. Ed è così che finì JoJo. No, scherzo. Ho cannato proprio la direzione. È veloce a sto giro, eh. Sembra più veloce delle altre volte. Star Platinum. A che serve una cintura di sicurezza quando hai uno stand? Ancora questo scoundrel, non l'ho ancora cercato. Adesso gli insegnerò le buone maniere. Sta scappando. Come può muoversi così veloce in una strada di montagna? No, è una strada chiusa! Attenzione, dietro di noi! Incredibile! Come ha fatto ad arrivare dietro di noi? Non posso spingerlo dietro, è come un carro armato, che potenza! Siamo fregati praticamente. Hierophant Green! Bello quel doppiaggio. Oh, Wild Winch, non so cosa sia, scusatemi. Bel lavoro, Kakyoin. La macchina è caduta nel dirupo. Da un'altezza come questa è condannato. Cosa? Sta tremando tutto. Ruota della fortuna, è il mio stand. Attenzione! Non ci credo, è uscita dalla terra. La macchina distrutta si sta riparando. Guardate, ci attacca. Non c'è nessuna parte dove possiate andare. Ok, scusate. Accidenti. Ci stava lanciando. Delle gocce. Esatto, di benzina. Ora brucerete. Con le mie. Come si dice? Con la mia elettricità praticamente gli vuole dare fuoco. Accidenti, Nani! Oh no, Jotaro, tutto bruciato. Non so cosa succede quando arriva a 100, cioè quando finisce la vita. Penso bisogna rifare tutta la scenetta da capo. Ecco JoJo che brucia. Ho vinto, il capitolo è finito. So, quindi senza di me lascerete lo show? Cosa? È scappato sottoterra. Ha usato Star Platinum per scavare un tunnel. Comunque, hai detto che non c'è nessun posto. Hai sbagliato. Il cammino ce lo creiamo da soli. Vedi? Sei esploso. Eri nel nostro cammino. Ora va tutto bene.
Non uccidermi, sono solo. Mi hanno solo assunto per fare un lavoro. E qua ridono perché ha. Il resto del corpo è magro e soltanto le braccia sono muscolose e quindi tutti ridono. Oh yeah. Il fattore segreto non so come si sblocchi. E poi ho visto quei punti abilità, ma non so come se si possono mettere in qualche modo. No? Non so, scusatemi. Noi continuiamo. Oh, bello questo. Vedremo. Andiamo a Multan. Justice. Giustizia manipolata. Questa è la vecchia Enya. Non ho letto. Sono venuto qui per Polnareff, ma come conosci il mio nome? Come? Mi stai accusando di qualcosa? Beh, hai firmato nel libro degli ospiti. Non l'ho fatto, non ho scritto il mio nome. Non pensare che io sia ignorante. So già che tu sei un utilizzatore di stand che dobbiamo affrontare. Ora fammelo vedere. Allora lo sai. Sei pronto per essere sorpreso? Attenzione al mio stand. Giustizia! E questa è la madre di Jay Gail, The Hanged Man, colui che abbiamo sconfitto. L'uomo dalle due mani destre. Pure lei ce ne ha due destre. E serve appunto Dio. Nella storia lei si finge una direttrice d'albergo e li ospita. E appunto Jotaro si chiede come conoscesse il nome del nonno, il suo, anche se non si fa vedere. Perché lui tipo negli ospiti aveva firmato. No, com'era? O Jarokudo, qualcosa del genere, aveva scritto un nome diverso e lei, nonostante quello, conosceva il suo vero nome, quindi gliel'ha fatta apposta. Allora, sconfiggi Enya, che qua si chiama Nia, l'utilizzatore di stand della nebbia, giustizia. Controlla Jotaro e attacca gli zombie. Se la sconfiggi vinci. Quando la barra si esaurisce, il gioco è finito. Quindi heavy attack, special move, attacco veloce, attacco medio. Ok. Proviamo, non so cosa mi aspetta. Vediamo. Yori Yori Dose. È tipo un. Come si dice? Un survival. A ondate. Ah, non potevo fare prese, ho letto nel coso, nel tutorial non si possono fare le prese. Urrà! Così mi studio anche un po' le mosse. Urrà! Urrà! Scusate, non stavo parlando, ma ero davvero concentrato a guardare Star Platinum, il modello del gioco. Che stupido. Dunque, la parata? No, non la trovo, però non facciamoci circondare. Sembra abbastanza facile, comunque. Venite, zombie. Oh, piano con la lingua, eh. Adesso bisogna sconfiggere lei. Che il suo stand funziona facendoci delle ferite, ci può uccidere praticamente. Oh, piano. Ok, non è facile come pensavo. C'è anche un bambino zombie in terra. È velocissima. Aia, ok, non è facile come pensavo. Rettifico. Ci ha fatto esplodere la testa. Wow. Ci riproviamo. Vediamo un po'. Se no farò come Kakyoin. E se perdo anche questo giro. Yori Yori Dose, esatto, Giorgio. Se perdo pure sto giro, do una tagliata. No, mi hanno lanciato il bambino zombie.
Beccatevi questo, uomini zombie. Ok, cerchiamo di perdere meno vita possibile qui. Ora, 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 ora. Non è infinita la combo, vero? Oh, piano, piano, bambino. Accidenti. Lo spam di ora a ora è molto comodo. Ovviamente, perché... Ora, 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 ora. Ora! Ora! Quello. Sono diversi. No! Ora, 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 ora. Yare, yare da sé. No! Ok, c'è la vecchia Enya. Eccola, la maledetta. Devo schivare le mani della giustizia. Così. Però è velocissima, cavoli. Devo badare un sacco di roba. Ok, sto scontro è più difficile del previsto. Ah! Ok, ci vediamo dopo. Cavoli, fortissimo. Ora, yare yare da sé. Esatto, Jotaro. Quello che pensavo io. Sì, ci ho messo un altro tentativo, però ho giocato molto safe. C'ho un mezzo fiatone, non... Era davvero tosta questa. Accidenti a te. Ho distrutto il tuo stand prima che il tempo fosse finito. Prima che potessi respirare, fare il prossimo respiro. Come osi? Il mio prossimo respiro. Adesso lo farò. Ah, perché dicevo, ti sconfiggerò prima del tuo prossimo respiro e non riuscire a respirare. Così sembra che la tua mente vecchia sia stata annebbiata. Sono un sacco di cose che volevo chiederle. Specialmente riguardo Dio. Ce l'abbiamo fatta. Prossimo. Eccoci a Karachi. The Lovers. Questa è una delle mie parti preferite dell'anime, la adoro. Ehi, che stai cercando di fare? Ah, dobbiamo entrare nel corpo di Mr. Joestar. Cosa? Cos'hai detto, Kakyoin? Lo stand è un'immagine creata dalla nostra energia. Può diventare minuscola. Avanti, attiva il tuo stand, Polnareff. Non abbiamo tempo da perdere, entriamo. Quindi entrano nella testa di Joseph perché c'è uno stand minuscolo, appunto The Lovers, praticamente è uno stand microscopico che riesce a controllare il sistema nervoso e ad esempio se l'utilizzatore di stand subisce un pugno, colui, ad esempio Joseph che ha lo stand, ne subisce il colpo molto più forte, quindi sono specchiati praticamente i danni. Se uccidi uno, uccidi pure l'altro, quindi è molto pericoloso. E appunto l'utilizzatore dello stand l'ha infilato dentro Joseph. E con Kakyoin e Polnareff loro cercheranno di ucciderlo dall'interno, riducendo il loro stand a delle mini atomi pulci. Allora, sconfiggi The Lovers che ha invaso il corpo di Joseph. Controlla Hierophant Green e attacca The Lovers. Bla bla bla, qua solita roba. Chariot Shoot. Hierophant Green. Ah, le trappole con L1 R1. Speed down, speed up. Oh, questo sembra complesso. Quindi. Ok, triangolo X è quello di Polnareff. Proviamo. Speed up, speed down, poi sono le trappole. Accidenti. Oh, cavoli. Oddio. Ma che figata. Ma che figo, figo, davvero. Questo?
Ma è una... bellissimo. Bello, bello, bello. E con Polnareff non ho capito cosa facciamo esattamente. Cioè, possiamo fare così, sì, ma... è più utile sparare, no? E non possiamo girarci. Ah, le trappole! No, vabbè, è una figata ed è difficilissimo. Quindi, Osho. È diventato un Balletel. Siamo nei guai grossissimi. Ah, ok, forse Polnareff è meglio usarlo come... come pulizia, diciamo. Riproviamoci. Certo che continuo. Quando siamo in difficoltà meglio usare un Polnareff. Poi c'è la velocità che si può ridurre, ma non so con quali vantaggi o svantaggi. Quindi la lasciamo a 3. Sperando. Ah, quello è il livello. Ah, è il livello dei proiettili. Forse quando veniamo colpiti, tipo Cave Story, quando veniamo colpiti perdiamo il livello dell'arma. Possibile. Forse come Cave Story. Che tra l'altro vi consiglio. Sì, adesso abbiamo un sacco di proiettili. Proviamo a aumentare la velocità. Oddio, quella è una copia di Hierophant Green. Quindi questi sono... sì, per salire di livello. Che non ci servono, quindi. Ok, non lasciamocene alle spalle perché non possiamo voltarci per sparare. Tipo così. Qua usiamo... coso? Silver Chariot. Quello. Accidenti. È difficile... Nani! È difficile direzionare Hierophant... Silver Chariot, volevo dire. Ah, siamo tornati a livello 1 di proiettili. Oh, accidenti. Le trappole non ho capito come utilizzarle al meglio, scusatemi. Oh, siamo rimorti. Ok, come al solito, appena sconfiggo sto tizio brutto, ci vediamo dopo. Scusatemi ancora. Ok, ce l'ho fatta a quanto pare. Ah, ci ha curato poco a poco. Comunque ho scoperto che più o meno come usare le trappole, anche la direzione. Bisogna dare la direzione con la freccia e poi spremere il tasto e Silver Chariot andrà da solo. Abbiamo perso molta vita. E poi le trappole si può fare così. E poi farle. Ecco, vedete, se entrate. Quando entrano sono molto utili. Quando entrano si fanno male. Sono davvero davvero utili. Dovremmo usarle di più. Questo stage è molto difficile. Beccatevi sta trappola. Oh no, altri cloni di Hierophant Green. No, bisogna... eccola. Ok, abbiamo uno sputo di vita, probabilmente morirò. Infatti. Se me lo fa fare da capo è un gran stronzo. Ok, è ingiusto a livelli osceni, cioè non... sono qui da un botto di tempo, non so quanto, ma sono da un sacco di tempo. È davvero ingiustissimo. Muori, rifare da capo. Porca troia! Ok, ok.
È stato ingiusto, per usare un eufemismo, ingiusto. Ci sono mezz'ora, mezz'ora vera. La parte è venuta boh, di 1 ora e passa. Perché perdi e devi iniziare da capo, non c'è modo di curarsi, è ingiusto, punto. Eh sì, vabbè. Sono, sì. Una mezz'ora buona, una mezz'ora piena. Che cos'è questo? Void Book Mode, JoJo Ability 250. Non lo so. Sono davvero stanco, cavoli. Perdonami. Se loro stentano indietro i loro cervelli. No, entrerà nel loro cervello. Ora! Non posso muovermi. Se ti rivedo, verrai picchiato 100 volte. Capito? Ora sparisci. Ah, idiota! Sei girato, mi hai dato le spalle. Cosa? Non posso muovermi, ma perché? Non te l'ho detto. Kakyoin ha legato il tuo stand con un suo tentacolo. Io. Ho ricevuto i pagamenti da Dio. Puoi averli? Perdonami. Patetico. Sei un vero perdente. Non pagherai i tuoi debiti con i soldi. Ah, bello. Ah, che soddisfazione come nell'anime. Ora non hai più debiti. Ah, la soddisfazione di pestarlo. Avrei voluto farlo io con i tasti, però. Bello. Come nell'anime. Pestato. Che ingiustizia. Alla prossima.